tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa sciarpa che io in realtà in questo momento sto indossando come una stola o un gilet che ho deciso di chiamare Sogno. Per poterla realizzare ho utilizzato il nuovissimo filato dell'Adrian Fil linea Toujours. Guardate che meraviglia! Il colore che ho scelto io è il 23. Dalla telecamera non si vede, ma all'interno è luminoso, è come se fosse laminato. È un misto di viscosa, lana, alpaca e cotone. È sottile ma tiene caldissimo. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 250 metri, quindi ha un ottimo metraggio. E infatti io per realizzare questa stola barra sciarpa ho utilizzato solamente due gomitoli lavorando con l'uncinetto del 4,5. Vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito, guardate questo che meraviglia, ma anche questi due. So che questo è il vostro preferito perché molti lo stanno già acquistando, però ci sono oltre questi anche altri colori. Dicevo, quindi per realizzare vi occorrono tre gomitoli lavorando con l'uncinetto del 4,5. Mi raccomando, se volete realizzare una vera e propria stola, perché a me è una sciarpa alla fine, è lunga circa 146 cm, se volete realizzare una stola vi conviene prendere tre gomitoli, aumentare di un motivo in più rispetto a me e farla lunga fino a terminare i tre gomitoli. La lavorazione è semplicissima, penso che l'avete già riconosciuta, è un punto chevron, molto easy, infatti è un giro che va sempre ripetuto e ho voluto usare questo per dar maggiore risalto appunto alla sfumatura che cambia velocemente, vedere per avere questo effetto veramente da sogno. Detto ciò, anche questo progetto rientra nei nostri progetti facili e veloci del 2024-2025, quindi se volete fare un regalo questo filato, questa lavorazione è perfetta. Detto ciò, come sempre, se decidete di realizzarla, mi raccomando, poi mandatemi le foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando Vanessa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che fino al 30 novembre è attivo sul sito il codice promozionale Black per avere il 10% di sconto su un acquisto minimo di 50 euro e potete inserire nel carrello anche questo filato. Gli unici filati che non potete inserire sono quelli delle offerte social, se non inserite il codice non può essere attivato. Detto ciò, quindi noi ci vediamo presto con un nuovo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa, non so ancora se farò una sciarpa infinity o una sciarpa normale, o una sciarpa scaldacollo, devo ancora decidere, però iniziamo che vado a fare una sciarpa, poi man mano che lavorerò il filato deciderò appunto cosa diventerà alla fine, ma voi già l'avrete scoperto dall'inizio del video perché avrò fatto la ripresa iniziale con la creazione. Per quanto riguarda il filato, io ho deciso di utilizzare questo fantastico filato dell'Adrian Fil che si chiama Toujours. Il colore che ho scelto io è questo, che è il colore numero 66, molto particolare perché ha al suo interno il viola, il grigio, il verde, quindi non vedo l'ora di lavorarlo. Per quanto riguarda questi altri colori, li trovate tutti disponibili sul sito. È un filato molto particolare perché, come potete vedere, è anche laminato, anche se in realtà non è lamé, è proprio il filato che è luminoso, è bellissimo e ha perché ha diverse percentuali sia di cotone, di viscosa, alpaca e lana. Detto ciò, iniziamo a lavorare. Allora, io lavorerò con l'uncinetto del 4,5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene un multiplo di 11 e io ho montato 44 catenelle che mi permetteranno già di avere l'inizio uguale alla fine. Però mi raccomando, se dovete aggiungere qualcos'altro, là il multiplo che dovete fare è un multiplo di 11. Magari volete fare una stola, allora in questo caso vi consiglio di mettere almeno due motivi in più rispetto a me. Con 44 catenelle io ottengo una larghezza di circa 25 centimetri. Ho messo comunque due catenelle in più per essere sicura di aver contato bene, perché sapete che io nel contare mi perdo, quindi metto sempre quelle due catenelle in più, due o tre catenelle in più, perché tanto posso andarle poi a sfilare da dietro alla fine. Detto ciò, iniziamo. Lavoreremo un punto chevron molto semplice e sarà un giro che viene sempre ripetuto. Iniziamo quindi a lavorare andando a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto le prime 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta e le chiudo insieme, perché in realtà dovrebbe essere due maglie alte chiuse insieme. E poi vado a fare altre due maglie alte, una in ogni catenella, una e due. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nella catenella successiva e vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Ora vado a fare 3 maglie alte, ma una in ogni catenella, quindi una, due,
3. Entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 3 catenelle, 3 maglie alte, una in ogni catenella. 1, 2 e 3. E si ricomincia da capo, quindi vado di nuovo a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base. 1, 2 e 3. 3 maglie alte, una in ognuna delle successive 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella successiva un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 3 maglie alte, una in ogni catenella. 1, 2 e 3. E ricomincio da capo, quindi io devo andare a fare questo per tutto il giro. Facciamolo ancora insieme. Vado nella catenella successiva e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 maglie alte, una in ogni catenella. 1, 2 e 3. Vado nella quarta catenella e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. 3 maglie alte, una in ogni catenella. 1, 2 e 3. E siamo arrivate così alla fine del giro. Per chiudere il giro andiamo a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base, 1, 2 e 3, 2 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una catenella successiva, 2, catenella successiva vado a fare una maglia alta non chiusa, salto una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Ho terminato così il giro. Posso andare a togliere le mie catenelle in più, quindi vedete, le vado a togliere in questa maniera e tiro. E adesso si va a fare, si gira la lavorazione, andiamo a fare il giro che andrà sempre ripetuto. E andiamo a realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta subito dopo le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, una maglia alta sulle successive 2 maglie alte, 1 e 2. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il nostro giro, quindi entro nella seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta subito dopo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte. 1, 2 e 3. E si ricomincia da capo. Vedete? Sono di nuovo a fare la seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare, sono di nuovo dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte del giro precedente, vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte. 1, 2, non so perché mi affilo, ecco, 2, 3.
una maglia alta non chiusa nella maglia alta successiva, salto le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa nella maglia alta subito dopo, chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte. Una, due e tre. E si ricomincia da capo, quindi 3 maglie alte sopra la seconda delle nostre 3 maglie alte del giro precedente. Una, due, tre. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte. Quindi una, due e 3. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta dopo le due maglie alte chiuse insieme. E le chiudi insieme. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Una, due e 3. Terminiamo il giro andando a fare 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta, quindi una, due e tre e una maglia alta sulle successive 2 maglie alte. Una, due. Termino il giro andando a fare una maglia alta non chiusa sopra la successiva maglia alta e una maglia alta non chiusa dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Le chiudo insieme e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, chiudo insieme 2 maglie alte, una e successiva 2 e si ricomincia con le 3 maglie alte. Quindi ricordatevi sempre che quando andiamo a fare la lavorazione centrale dobbiamo fare sempre 3 maglie alte di separazione tra le 3 maglie alte chiuse insieme e le 2 maglie alte chiuse insieme, ma a inizio e fine giro le maglie tra le 2 maglie alte chiuse insieme e le 3 maglie alte sono solamente 2. Quindi questa è la lavorazione, il giro che dobbiamo sempre andare a fare. Io adesso continuo a lavorare, così poi vi dirò alla fine quanto l'ho fatta lunga e cosa diventerà, se una sciarpa normale o se invece una sciarpa in filiti che possiamo usare anche come scaldacollo. Ho terminato la mia sciarpa, alla fine ho deciso di lasciare la sciarpa, quindi non l'ho chiusa, non la faccio diventare infinity. Ho lavorato un totale di 2 gomitoli e la sciarpa mi è venuta lunga 146 centimetri, che per me come lunghezza va più che bene perché deve essere più una cosa elegante, come avete visto come l'ho indossata a inizio video. Quindi preferisco, ecco, fermarla in vita con una cintura per abbellire un outfit, proprio perché è comunque un bellissimo filato. Quindi, detto ciò, anche questa creazione facile e veloce è terminata.